È qui con noi Gian Giorgio Parodi, un ingegnere esperto in tematiche dell'acciaio, quindi fa parte anche di organizzazioni internazionali che si occupano di questo tema. L'ingegnere Parodi ha seguito una situazione un po' particolare di questa città, è quella del porto aperto che, come dire, ha delle preoccupazioni per le emissioni dell'attività della riparazione navale. Un problema della città che in qualche modo si somma a questi altri problemi che la caduta del ponte ha creato. Ecco, la sua posizione rispetto alle indagini che vengono fatte, le problematiche connesse quali sono rispetto adesso a questo problema del ponte? Ma io trovo che la tragedia del ponte, oltre ai vari risvolti che ha avuto da un punto di vista dell'attività, della vita delle persone, della logistica e dell'attività delle industrie, ha anche un aspetto piuttosto antipatico, cioè è avvenuto in un momento in cui la città di Genova ha dei grossi problemi da un punto di vista della qualità dell'aria, dovuti a una grande quantità di polveri fini che a livello ingegneristico, cioè io voglio dire a livello ingegneristico, che non è che si è dovuti andare a fare un'analisi per scoprire che ci sono, perché queste sostanze, basta vedere gli elementi di produzione che vengono forniti alle autorizzazioni pubbliche, si risale senz'altro alle emissioni di polveri che da qualche parte ci sono. Il problema è cercarle e saperle cercare. Quindi poi c'è l'altro discorso. Passiamo agli aerosol, che sono queste sospensioni di polvere, di goccioline, di liquidi vari nell'aria, e poi abbiamo il grosso problema dei gas, per esempio l'NOx, che Genova, cioè, ha un problema anche conosciuto a livello europeo. E quindi in questo contesto, ricordiamoci, sono passati 3 anni circa dall'episodio della Concordia, dove, tante a tutte le norme internazionali, certamente la città ha subito un impatto di polveri delle dimensioni del PM01, che sono più o meno le dimensioni di un virus, che comunque sono state emesse, e adesso si aggiunge anche il problema della demolizione e della ricostruzione del ponte. Questo è un problema che va analizzato nei particolari, perché sono operazioni, come noto, che producono una notevole quantità di polveri fini. E questo... Scusa, quindi che tipo di consigli date agli organi di controllo, immagino l'ARPAL e comunque sia anche l'ASL, per questi problemi generali, insomma, sia per i problemi delle emissioni, chiamiamole portuali, sia questo per la lavorazione del porto? Io questo, il riferimento che fai tu a questo proposito è il fatto che c'è un fenomeno di accumulo, perché io sento dire ma c'è dell'altro inquinamento, ci sono le strade, c'è la sopraelevata, no, io questo lo lascio stare, queste emissioni sono in più a quello che c'è già, quindi io, perché sono ingegneristicamente calcolabili, quindi il problema del ponte, io non voglio, anche se potrei dire nulla di mio, ma solo copiando, per esempio uno va a vedere le norme per la demolizione anche di piccoli cavalcavia in calcestruzzo, in Francia, a Londra c'è una bellissima normativa e c'è scritto cosa bisogna fare, già a livello progettuale. Ecco, quindi secondo lei queste norme non sono state seguite attualmente, non sono previste perlomeno nel piano di monitoraggio e di controllo per quanto riguarda la demolizione del ponte, stiamo parlando adesso? Io non conosco questo, io ho solo ascoltato dalle parole dei responsabili della tutela, diciamo, della salute pubblica in una riunione fatta a Certosa di fronte a molte decine di madri preoccupate, perché ci sono delle giovani madri molto valide che leggono, che si informano, e io ho sentito rispondere alla vigilia della demolizione che c'era da fidarsi di loro, che non era necessario fare un monitoraggio perché già i sufficienti sistemi di controllo, io ricordo, mi pare che per la Polcevera, che ha molti problemi, c'è una stazione in via Pastorino a Bolzaneto, se non mi sbaglio. Quindi io so benissimo che se andiamo a prendere le norme della più grande associazione di
coltori di cave, cementieri eccetera, prescrivano per le demolizioni in calcestruzzo almeno un monitoraggio fatto da 4 stazioni di deposimetri direzionali, perché sì che il deposimetro ci dà il risultato dopo 15 giorni, però questo è un lavoro che durerà degli anni e dobbiamo sapere come stanno andando le cose. Io volevo solo dire una cosa, la demolizione nel cemento, volevo dire solo questo, il cemento oggi si fa con le loppe d'alto forno, a parte con i materiali calcarei e marnosi, si fa con loppe d'alto forno. La maggior parte sono le ceneri volanti delle centrali elettriche e poi ci si aggiungono additivi e poi combustibili, perché poi i combustibili vengono usati, il carbone polverizzato, di nuovo il carbone fossile, che lascia tutte le sue ceneri nel cemento. Quindi lei pensa che a questo punto, come dire, le emissioni da una demolizione possono essere più pericolose, perlomeno contenere tutta una serie di sostanze pericolose maggiore di quelle che normalmente uno pensa, giusto? Ma io credo di sì, io dico prima di tutto le polveri da demolizione del calcestruzzo, esiste proprio un capitolo, demolizioni da calcestruzzo in tutte le lingue, c'è il problema della finezza, perché la pneumoconiosi deriva da una polvere qualsiasi che rimane nei polmoni. E poi c'è il problema dell'amianto anche, ma poi c'è il problema degli altri metalli pesanti che sono nel cemento, perché ci rimangono tutte le ceneri delle centrali elettriche.